L'ultimatum è scaduto il 30 giugno e ora le grandi navi stanno abbandonando la laguna. Gli operatori portuali tremano. Li attende, pensano, un periodo di lacrime e sangue. A dirlo è Sandro Trevisanato, presidente di Venezia Terminal Passeggeri, che allarmato attacca il governo perché è immobile dopo le dimissioni di Giorgio Orsoni. Doveva riunirsi il comitatone, ma l'inchiesta sulle tangenti del Mose ha congelato tutto e gli armatori non possono più attendere, devono programmare le crociere e non sanno ancora quali imbarcazioni potranno transitare nel bacino e quali no. Se dovesse arrivare il divieto da Roma, dicono le società croceristiche, a ridosso dell'inizio della stagione potrebbe essere impossibile trovare altri home port. Alcune compagnie avrebbero già deciso di allontanarsi e traslochi futuri si segnalano a favore di Southampton e di Genova. Gli armatori hanno dichiarato di essere disposti a resistere e di adattarsi per il regime transitorio tra il 2014 e il 2015, ma il rischio è che nel 2016, dice Trevisanato, avremo il porto mezzo vuoto e migliaia di posti di lavoro in pericolo.